qui la sala dove si svolgeranno queste affollate consultazioni con i vari gruppi misti, eccetera, e dove ci sono già tutti i dispositivi di sicurezza anti-Covid con il plexiglass, come vedete, con questo tavolo rettangolare. Questa è la sala degli arazzi di Villa. Ah, questo è molto, molto interessante e ci fa vedere, e questo sarà il perimetro in cui si deciderà la sorte della nuova maggioranza di governo, la sorte del nuovo governo, la sorte del nuovo Presidente del Consiglio. Mi propongo di essere l'avvocato difensore del popolo italiano. Ciurma! Questo silenzio cos'è? L'Italia ha un programma di ripresa incredibile. C'è tanto entusiasmo e tanta fiducia da parte dei cittadini e c'è tanta determinazione da parte del governo. Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire. Io sono, quale Presidente della Repubblica, sono garante della questione nazionale. Sono, non sono il capitanoncino. Che io possa andare in Parlamento a cercare una maggioranza alternativa, non facciamo i ragionamenti, attenzione, i peggiori ragionamenti della Prima Repubblica. Che il leader della Lega, Matteo Salvini, che qui è ritornato e lo ringrazio, allora dicevo, nessun problema, è evidente che la responsabilità di una crisi porta visibile la sua firma, ma se gli manca il coraggio, non c'è problema, me lo assumo io. Tutto il rispetto della popolazione umbra, una popolazione che pari alla provincia di Lecce non può essere determinante per le sorti del governo. La maggiore, diciamo, forza di opposizione ci viene non da un partito di opposizione, ma da Italia Viva. Sono tutte cose che da un partito di opposizione che volesse fare l'opposizione in modo aggressivo, in modo secondo me anche maleducato, si possono accettare. Da un partito di maggioranza, chiedo agli italiani, si possono accettare queste cose? Abbiamo previsto che nelle aree individuate come focolai non sia consentito l'ingresso e l'allontanamento. Questa volta si arrenda. Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione "io resto a casa". La ragione dalla vostra parte, ricordatevelo! La sera del 7 è firmato il DPCM, se lei domani ne avrà la responsabilità del governo, credo che lei lo credi e assumerà tutte le decisioni. Non mi vergogno di dire che siamo seduti su queste poltrone. Secondo me non è importante dire non sono interessato alla poltrona, ma dire essere interessati a star seduti con disciplina e onore. Ci esercitiamo a scuola a far la faccia dura per fare più paura. Ma cosa c'è di male? Ma cosa c'è di strano? Conte non ha un problema in questo senso, ce l'abbiamo noi il problema, è la forza di Conte, il fatto di essere incolore dal punto di vista ideologico. Ha detto perfettamente il senatore Monti, è riuscito a fare il moderato con Salvini e a fare il moderato centrista, se vogliamo essere più espliciti è un furbo democristiano che segue l'andamento e le oscillazioni della sua maggioranza. Che bello risentire le campane. In città è difficile perché ci sono tanti rumori. Finora la debolezza di Conte è stata la sua forza, ma le cose cambiano. Adesso la sua forza fa paura, anche perché mette a nudo la debolezza dei suoi alleati avversari. Una qualità politica del presidente dimissionario Conte, quella che è stata, diciamo, ironicamente
ritratta attraverso la formula del Camale Conte, cioè ha una straordinaria capacità di adattamento che ha anche per l'appunto camaleontismo, che riesce a incoraggiare anche forme di trasformismo, e naturalmente all'interno di un contesto come quello del Parlamento attuale, che è così problematico nei numeri, questa caratteristica è una caratteristica che risulta vincente. Oltre alla concentrazione di potere che la direttrice sottolineava, cioè prima la gestione della pandemia, poi il recovery fund, e da un punto di vista elettorale o comunque dell'acquisizione del consenso, mai nella storia nessuno si è trovato in una situazione che sul fronte europeo sia stata così favorevole. Senza partito come Prodi, ma a differenza di lui anche senza storia. Una mancanza che gli consente qualunque giravolta. Il mio governo e l'amministrazione Trump sono entrambi governi del cambiamento. Amico di Trump, ma anche di Biden. Populista, ma anche europeista. Con Salvini e i suoi decreti sicurezza, ma anche contro Salvini e i suoi decreti sicurezza. Questo governo non lavora col favore delle tenebre. Questo governo guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza. Often carry out under very difficult circumstances. Conte sì o Conte no? Oddio, ora comunque Conte sì. Sì. Grazie. Con chi lo fa sto partito Conte? Ah, non lo so, forse con quella parte di sinistra del Movimento 5 Stelle potrebbe farlo, no? Con chi se la salda? Comunque lui sta a fare la parte sua, per me non è nostro, è uno che ci sta anche la testa. Signora, l'operazione Tabacci come la valuta? No, conosco, non so chi è. Ok, la valuta così. Lei non è pronto per il Conte Terra? No, io non soffro, io sono pronto solo a lavorare, come sempre. Arriva l'inciampo per Conte? Arriva. Quando? Sulla giustizia, penso. Andiamo al voto. Al voto no, non è il caso. Meglio di no. È meglio di no. Con chi sta, con Renzi o con Conte? Chi ha ragione? Secondo me ha ragione Conte. Se si torna alle elezioni, Renzi deve cambiare mestiere. Sempre sta contrapposizione per partito preso, capito? È rimasta una persona che ancora sostiene Renzi? Non lo so. Forse i genitori, non lo so. Quando consegnerà le dimissioni, credo, nelle mani di Mattarella, il problema fondamentale sarà che cosa succederà dopo. Non tanto quale persona, se sia lui o sia qualcun altro che prenderà il suo posto, ma con quali idee si prospetterà il futuro economico, soprattutto dell'Italia, perché siamo in una situazione di una gravità assoluta. Conte ricorda quel film bellissimo con Bisio, dove Bisio diventa Presidente della Repubblica per caso e diventa immediatamente però il riferimento di tutti gli italiani. È accaduto questo a Conte. Si chiama Benvenuto Conte Presidente, bisogno... è un magnifico film. Sembrava, esatto, fantascienza, è un magnifico, invece è film accaduto. Che mi è piaciuto tantissimo. Invece è accaduto sul serio, e questo legame tra Conte e gli italiani va salvaguardato da parte di tutti. Questo è Conte che va per la via. Parte la rete, siamo tutti con lei. Molto gentile. Sì. Questo è il Conte 2. Come sta lei? Eccolo qua, queste sono le passeggiate sempre più frequenti di Conte in questi giorni. Questi relativi bagni di folla in un momento in cui il bagno di folla Conte lo fa solo con i giornalisti. La maggior che vuole tutta è causa del complotto, è causa della lotta. Abbasso il direttore, la zuppa ormai l'è cotta e noi cantiamo tutti, vogliamo detto fatto, la pappa al pomodoro. Viva la pappa, pappa! Io credo veramente che questa sia la crisi più pazza del mondo, perché siamo in una situazione di pandemia mondiale e va bene. Avevamo un governo che aveva incredibilmente una buona, un buon livello di consenso nel paese, e un Presidente del Consiglio che aveva addirittura un molto buon livello di consenso nel paese. Noi non è che ci siamo sfilati perché ci stava antipatico il Presidente Conte o qualcuno dei ministri, ci siamo sfilati perché ritenevamo che quell'assetto di governo
non rispondesse alla sfida, all'altezza della sfida in cui siamo. Ci siamo stati 16 mesi, ci siamo accorti, non mi faccio fare tutto l'elenco, l'ho scritto più volte. No, lo sappiamo. Non era quella la cosa. Non è che uno deve tenere in piedi un governo per quieto vivere, perché dai, se no sei antipatico se cerchi di cambiare. No, se sei convinto che serva altro, prendi le azioni necessarie, costi quel che costi, per avere altro. L'obiettivo erano le dimissioni, di Conte, quindi questo l'ha ottenuto. Non c'è dubbio che a provocare la crisi sia stato Renzi, perché ha ritirato le ministre, quindi ha tolto il sostegno a questo governo, quindi è mancata la maggioranza per questa scelta di Renzi. Il problema è che adesso Renzi deve anche offrire la soluzione, perché altrimenti diventa veramente il demolition man, cioè il rottamatore. Ma è più con Renzi? Assolutamente! Non succede mai, 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 mai! Come fa Conte, tutto il PD e tutti i 5 Stelle a fidarsi di uno che ormai lo dovremmo conoscere? Renzi ne parliamo da 10 anni. Cioè, voi pensate che Renzi, se domani rientra nella maggioranza, non ricomincia a fare il giamburrasca? Ho detto niente a Renzi, niente a Renzi. Io credo che in politica non si debba mai dire mai. Arrivati a questo punto, niente a Renzi. Non si può cancellare quel che è accaduto. La mia sensazione è che quanto sta succedendo nasca senz'altro da un gesto maldestro e al limite dell'irresponsabilità di Renzi. Renzi avrebbe detto che comunque Conte non va bene, insomma, tanto in soldoni. Dall'altra parte poi ha fatto sapere di una telefonata di Conte, durata mezz'ora, nella quale lui avrebbe detto che non ci sono fatti personali, ma ci sono enormi problemi politici. Adesso dice, ma ritorniamo a discutere. Quindi no. Scusi, la riga che ha messo lei. No. Adesso si volta pagina. C'erano questi tre motivi, questi tre ottimi motivi per non fare la crisi, ma evidentemente per qualcuno questi motivi erano buoni motivi invece per farla la crisi. Ora io sono veramente esterrefatto, perché leggo che Renzi ha detto che la crisi non l'ho aperta io. Allora vorrei chiedere chi diavolo l'ha aperta questa crisi. Cioè, io veramente non riesco più a capire. Qui ci vorrebbe un cremlinologo della testa di Renzi per capire che cosa è successo e come vuole uscire, come pensa di uscire da questa situazione, che è una specie di partita di poker, allora, in cui lui ha bluffato e ora non sa lui stesso condurre a termine il bluff. Io credo che in politica non si debba mai dire mai. Non importa dove sei, a cosa pensi per sentirti. Qualora Renzi staccava la fiducia al governo, non ci sarebbe stata la possibilità di ritornare con Renzi. Per noi la strada è chiusa con Renzi, questo non c'è dubbio. Noi tra Conte e Renzi scegliamo Conte. Non si può pensare di recuperare quel clima di fiducia. Ovviamente le porte sono completamente chiuse. Io credo che in politica non si debba mai dire mai. Non succede mai, 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 mai. Matteo Renzi, oltre che sfasciare i governi nazionali, poi diciamo come attività principale, per quanto riguarda almeno i suoi redditi, fa il lobbista internazionale. Allora, nel 2017 Renzi incassava 29.000 euro, nel 2018 830.000 euro, nel 2019 e nel 2020 ha incassato oltre 1 milione di euro. Fa il lobbista.